Bentrovati, gentili telespettatori di Cilento Channel. Questa sera una nuova puntata di Agropoli 2.0, la trasmissione politica eh, sulla città di Agropoli e che prossimamente diventerà Agropoli 4.0. Con me questa sera ospiti Agostino Abate, Buonasera, grazie dell'invito. Gisella Bottecchio. Buonasera, grazie. E eh, Consolato Natalino Cacca. Buonasera, Gianni, buonasera a tutti i telespettatori. Con i consiglieri di opposizione. Questa sera. Parleremo di ospedale di Agropoli, ma prima eh, permettetemi di fare un ricordo alla memoria di Franco Palumbo, un grande sindaco che ci ha lasciato due giorni fa. Eh, e quindi eh, vogliamo insieme a loro eh, ricordare eh, le sue geste, insomma, quella, que la sua persona. Eh, appunto, parto da Agostino Abate eh, ricordarlo. Sì, Gianni, io sapevo che stava male. Sapevo benissimo praticamente le sue condizioni fisiche. Ieri quando ho letto però la notizia, nonostante io sapessi che stava male, sono rimasto senza parole. Sono rimasto senza parole e sono pure commosso, ma commosso non perché voglio fare diciamo, scena, ma perché veramente per me Franco Palumpo è stato più di un amico, più di un politico. Io con lui ho vissuto molti anni di esperienza politica in Giungano, cioè sono stato un tecnico di fiducia del Comune di Giungano. Sono stati i tecnici di fiducia, ma più che altro i tecnici di fiducia proprio di Franco Palumbo. Mi stimava tanto, io lo stimavo altrettanto. E aveva le capacità, ha rigenerato la politica in Giungano e ha dotato Giungano uh, di tante opere e di tante strumentazioni urbanistiche, cioè con lui abbiamo vissuto la prima esperienza, forse una delle prime in provincia di Salerno, quella della redazione del PUC, quindi abbiamo vissuto momenti di tensione, di tensione anche con gli uffici superiori, tipo con la provincia, tipo con gli uffici urbanistici e l'abbiamo sempre eh, vissuti bene, eh, con piacere. Eh, eravamo diventati amici, conosco tutta la famiglia, eh, conosco benissimo la figlia Sabrina, una professionista e una ragazza capace, eh, non so cosa dire se non quello che effettivamente il territorio perde un uomo importante, un uomo importante che sapeva fare politica e sapeva essere un uomo contemporaneamente, sapeva avere il ricordo della persona che aveva avuto di fronte per tanto tempo. Grazie per il tuo contributo, Gisella Botticchio entrata da poco nelle istituzioni ma fa politica da tanto tempo, lo avevi eh, incontrato spesso, insomma, lo, lo conoscevi già, insomma, raccontaci che, che ricordo hai di Franco Palù? Innanzitutto Palum? sentite condoglianze alla famiglia, in questo momento particolare eh, gli sono vicina come amica eh, e come istituzione. Eh, L'ho conosciuto, ho avuto modo di conoscerlo il 2004, quando ero consigliere in comunità mondana a un convegno a Prignano. Lo presentai come sindaco di Giungano. Ebbi questo onore di presentare eh, ed, ed era Insieme ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, avevo un convegno di sindaci dove io presentai. E lui poi finito il convegno mi abbracciò, disse Veni a trovare Gisela, sei una bella persona, sei valida. E io dissi: Sindaco: uh, gli davo del voi, era un po' più giù. Dissi Sindaco mi piacete tanto perché vi sento il, non so, forse la divisa, il militare perché lui era il sindaco, mi dava tanto quell'impressione di grande, grande onestà intellettuale. Se ne va un pezzo uh, di politica sana del nostro Cilento. Purtroppo la politica sana eh, oggi, ieri, eh, quando ho avuto la notizia, ieri e anche oggi eh, ho quella tristezza, penso al sindaco pescatore, penso a lui, penso a tanti sindaci di questa buona politica che il Cilento ha avuto modo di conoscere. Eh, purtroppo ci, li, li perdiamo, li abbiamo persi ed è, 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 è una tristezza per me che oggi, eh, consigliere comunale di Agropoli, guardarsi intorno i paesi limitrofi, Agropoli ormai è una città. Eh, lui è stato sindaco di Capaccio Pessumo per un periodo e poi anche lui ha, ha subito. Perché io penso che quando un sindaco ha ah, effettivamente eh, l'obbligo e come era lui fermo nelle sue decisioni, poi giustamente dopo un anno e mezzo, mi sembra meno di due anni, è stato sfiduciato ed è stato un... dietro la sua malattia ha avuto eh, quest'altro quest colpo che forse non meritava Franco Palummo. Riposa in pace amico mio. Consolato Natalino Caccamo non faceva parte dei 5 Stelle, però era amico dei 5 Stelle. Sì, sicuramente per molte tematiche ci era molto, molto vicino. Mi associo naturalmente al cordoglio. Il Cilento, come ha detto la collega Botticchio, perde un pezzo importante della sua parte eh, politica, eh, concretezza, voglia di fare, un'attenta eh, pianificazione urbanistica erano nei suoi eh, prerequisiti. Eh, se non vado errato, eh, il comune di Giungano ha avuto la seconda pianificazione urbanistica comunale dopo il comune di Salerno, e già anni fa, eh, or come eh, accennava il collega Abate, e un risultato non da poco. Eh, dietro la pianificazione eh, urbanistica corretta c'è cioè una visione strategica c'è cioè voglia di fare fare bene perché poi quando si parla di fare dobbiamo fare attenzione a questo fare perché si può fare anche male eh, soprattutto quando si poi si impatta sul territorio si può fare tanto male e allora ecco una visione eh, politica eh, che eh, condivido e sicuramente il suo esempio camminerà sulle, sulle nostre gambe grazie grazie per il vostro contributo e io volevo eh, ricordarlo semplicemente con grande emozione, eh, soprattutto quando abbiamo trascorso insieme una giornata eh, in quel di Bruxelles, quando il sindaco Palumbo, insieme a una delegazione di tanti sindaci, appunto venne per eh, testimoniare ecco, la produttività nel Cilento. Quindi, Franco, noi ti siamo vicini e quindi la tua politica sicuramente eh, sarà da esempio per tutti noi. Benissimo, allora l'emozione è forte, è difficile insomma soprattutto salutare queste, queste grandi persone, ma noi andiamo avanti, Franco sicuramente sarà anche felice e soprattutto nella direzione della giusta politica, la giusta politica che deve essere fatta proprio per il nostro ospedale. Io sono rimasto colpito in Consiglio Comunale, nell'ultimo Consiglio Comunale, quando i, voi tre appunto... Eh, avete abbandonato eh, appunto la, la seduta di consiglio e, eh, affermando di non partecipare più ai consigli comunali. E allora spiegatemi perché e lo spieghiamo anche ai nostri telespettatori. Partiamo sempre da Agostino Abate. Quindi eh, la notizia è ufficiale: non, parteci non parteciperete più ai prossimi consigli comunali? Gianni, noi non parteciperemo più ai prossimi consigli comunali, almeno fino a quando non sarà fatta chiarezza su quello che è il comportamento della maggioranza nei confronti dell'opposizione. Però penso che sia importante e me lo consentirete tutti, sia tu e sia i miei colleghi. Di fare un attimo un excursus facilissimo, perché loro sono arrivati più recentemente di me, quindi non hanno vissuto questa questione dell'ospedale fin dal 2008. Io invece ero presente in consiglio comunale, allora ero il presidente del consiglio comunale di Agropoli e l'ho vissuta tutta eh, eh, in modo diretto. Scusi allora... se ti interrompo. Dalla firma del fatidico decreto 49, no, no. Ancora, prima, Gianni, ancora, prima. ancora prima Gianni. Difatti, facciamo un attimo chiarezza politica: chiarezza politica che poi sarà verificabile in un qualsiasi momento il cittadino voglia o l'altra persona che voglia contestare lo vuol fare, va a controllare gli atti che io sto per citare, così a memoria. Certo. Allora, con la legge 16 del 2008, la regione Campania allora a guida Bassolino. Quindi centro-sinistra, dovette varare, dico dovette, quindi gli sto dando quasi un po' di ragione, dovette varare per rientrare da un forte disavanzo economico la legge regionale numero 16. La legge regionale numero 16 non faceva altro che per rientrare dal deficit economico, riassestare la rete ospedaliera. Nel riassestare la rete ospedaliera in quel momento, quindi all'anno 2008, sulla scorta di una delibera della Giunta regionale fatta praticamente circa, se non sbaglio, pochi mesi prima, quindi il 2007, venivano soppressi determinati ospedali, fra cui l'ospedale di Agropoli e l'ospedale di Roccadaspari. E veniva creata la possibilità del famoso ospedale della Valle del Sele. Quindi già non si cominciava a comprendere bene. Allora, Presidente del Consiglio Comunale, insieme all'allora Sindaco Franco Alfieri, gliene do atto, Franco Alfieri mi fece fare, convocammo più volte una seduta di Consiglio Comunale monotematica. monotematica. E noi perfetto, con, perfetto, con perfetto, Channel, perfetto sì, per 100 per far bene. intervenire quante più persone era possibile, sia a livello regionale sia a livello territoriale. Ebbene tutti gli onorevoli regionali che allora avevano sottoscritto con bassolino la legge Regio regionale 16/2008 erano presenti in quelle sedute di Consiglio Muratemalico, non nella stessa seduta, ma in due sedute diverse, vennero tutti Ricordo se... Valiante. Bra è vero, che fu molto Rosania, Valiante, Pica, Pica, se ti ricordi bene. Sì. E se ti sì. ricordi bene, in quel momento praticamente loro stesso mette in modo molto semplicistico sì, abbiamo quasi sbagliato praticamente a fare questa legge regionale ma dovevamo rientrare da un deficit economico notevole e quindi Agropoli fu sacrificata perfetto, quindi fu sacrificata dall'allora centro-sinistra è un dato di fatto Chiaro. è un dato di fatto a questo punto il ministero Nominò commissario ad acta per il rientro da questo disavanzo economico lo stesso presidente della regione Campani, cioè nominò praticamente a Bassolino. Certo. Nominato Bassolino poi venne nominato il subcommissario, il subcommissario che a un certo punto ricordo questo nome e lo ricorderai, il famoso Zuccatelli. Certo. E si arriva così, mano a mano. Che quindi. salvoro cadaspide ah, Bravo, perfetto. <ride> si arriva così, come ben vedi, mano a mano dalla legge regionale 16 2008, alle delibere del commissario ad Acta. Si arriva mano a mano al famoso decreto 49, 49 2010, a firma giustamente di Caldoro. A firma di Caldoro, allora è chiaro che. A questo punto a centrosinistra fa piacere dire Caldoro ha decretato la fine dell'ospedale di Agropoli. Che Caldoro... era, perdonami, conseguenza della legge 16. Perfetto, Caldoro non ha fatto altro, ha fatto male, ma non ha fatto altro che applicare praticamente i disposti della legge regionale e delle altre delibere commissariali che erano precedenti alle sue. Bene. Anzi, Caldoro fece qualcosa forse di leggermente positivo, anche se poi alla fine comunque ha fatto male cioè quello di includere Agropoli che non era nell'ospedale della Valle del Sele, di includere nell'ospedale della Valle del Sele, quindi incluse con il famoso subcommissario Zuccatelli. Quindi Agropoli venne incluso nell'ospedale della Valle del Sele, ma poi alla fine Caldoro non ha saputo ottenere le retini ferme, doveva attuare quindi la dismissione di alcuni ospedali, doveva rientrare con disavanzo economico ed ecco che colse l'occasione, cioè disse ma io invece di penalizzare comuni a guida centrodestra, ovviamente vado a penalizzare i comuni a guida di centrosinistra, visto che giustamente Agropoli è a guida di centrosinistra. Devo penalizzare perché devo eliminare gli ospedali, elimino Agropoli. Quindi è chiaro che Caldoro ha dato il colpo di grazia all'ospedale di Agropoli. Ma dire che Caldoro è responsabile della soppressione dell'ospedale di Agropoli, secondo me è sbagliato. Bene, Quindi... fatta questa cronologia, però andiamo al succo. Sì, Altrimenti, andiamo al succo, certo. I nostri andiamo... delle spettatori ah, si perdono. certo, andare al succo significa questo. Visto che giustamente oggi la maggioranza è sempre a guida centro-sinistra, noi siamo dell'opposizione, quindi tocca praticamente a tutta la città di Acropoli comprendere una volta per sempre che la maggioranza non vuole discutere per vedere in che modo aiutare le sorti dell'ospedale di Agropoli, della chiusura dell'ospedale di Agropoli ma vuole solo e soltanto discutere per dare ragione sempre e soltanto al centro-sinistra quindi non vede di buon occhio i nostri interventi noi, d'altra parte, come opposizione non vediamo giustamente di buon occhio loro, le loro difese ad oltranza e diciamo sediamoci dietro i tavoli, dietro i banchi del Consiglio Comunale e, e cerchiamo di discutere insieme e far capire, capire noi stessi veramente qual è e quale potrebbe essere la soluzione no, invece... Noi stiamo facendo il gioco delle tre carte. Sai che significa il gioco delle tre carte? Non significa soltanto maggioranza o minoranza, ma significa pure quella parte della popolazione che non vede di buon occhio né la maggioranza e né la minoranza e quindi, si, come si usa a dire in diretto, si azzuppa il pane. Cioè incomincia praticamente le critiche dicendo che non siamo buoni né loro della maggioranza né noi della minoranza. Quindi praticamente si ritengono i migliori. Così facendo stiamo distruggendo il territorio e l'ospedale di Agropoli contemporaneamente quindi la nostra idea di sederci a tavola dietro i banchi del Consiglio Comunale e di discutere insieme per trovare una mozione giusta per far sì che tutti quanti i cittadini di Agropoli, tutta la città e tutto il territorio possa prendere delle decisioni praticamente diciamo, univoche e non più sbandate da una parte dall'altra, è il minimo che dobbiamo fare no, la maggioranza questo non ce lo vuole concedere ed è chiaro che noi giustamente, anzi la maggioranza dice Gianni chiariamo pure questo cioè, no, fatemi arrivare praticamente prima in una riunione congiunta la vostra proposta, poi la mediamo con la nostra e porteremo un'unica mozione. Ma che senso ha? Se voi siete a maggioranza, la vostra mozione andrà sempre avanti, mentre le nostre saranno sempre bocciate nei tavoli praticamente arretrati al Consiglio comunale. Andiamo in Consiglio comunale invece e di discutiamo lì certo, un'unica mozione. Certo. Gisella, quando sarà fatto il consiglio monotematico, quindi ritornerete di nuovo in Consiglio allora. comunale? Collega Abate ha fatto un, un, un escursus eh, tecnicamente, diciamo lui l'ha spiegato in modo tecnico e preciso. Io eh, voglio essere invece incisiva, ma qua di che parliamo? Noi parliamo di sanità di un'esigenza dei cittadini diretti, dopo il piatto a tavola viene la sanità, viene un ospedale, viene l'assistenza ai cittadini, ma la politica si può combattere guerre tra di loro, ma io mica dimentico tra i valianti, tra Vallo e Agropoli, i vari contendenti, a me questo non interessa, a me interessa che i cittadini pagano le tasse e meritano l'ospedale, Rocca d'Aspide e Agropoli. Tutte e due gli ospedali rientravano nella chiusura però guarda caso Rocca viene salvato però Agropoli no, viene soppressa la Salerno 3 perché si doveva depotenziare i valiande, perché cre crescevano troppo, perché qua poi ci sono i vari gruppi no? cresci tu. Ma qua parliamo di, di, di cittadini ignari, ignari di tutto e oggi si persegue quella strada. Ha fatto l'errore ad Agropoli. Allora, ad Agropoli per me eh, oggi c'è un capostaff che che è Franco Alfieri, PD, capostaff di De Luca, però non, doveva essere lui il promotore. Qualcuno Co dice che ha, ha scambiato i voti con l'ospedale. Ti risulta? Questo a me non risulta, a me risulta solo una cosa che eh, gioca la politica, gioca con la salute delle persone. È normale, ognuno quando De Lucas è candidato il 2015... C'era scritto la, la fascia sotto dove lui parlava, di Luca Agropoli, apriremo apertura dell'ospedale di Agropoli, eh, sono venuti a tagliare i nastri, certo che hanno cavalcato, normale, un cittadino eh, vede e dice Madonna mi danno di nuovo l'ospedale, eh, ma voi immaginate un'ambulanza che deve correre a Rocca d'Aspire con i 7-8 tornanti, eh, Vallo della Lucania, comunque la strada è quella, ma voi immaginate un cittadino che in quel momento gli, gli ripromettono per l'ennesima volta la caramellina ogni campagna elettorale ma voi immaginate i cittadini come vivono ad agropoli e dintorni perché non è solo agropoli noi lo viviamo come città oramai la città ha perso da quando la chiusura dell'ospedale per esempio io come ortopedia do assistenza ai disabili mi telefono da Milano signora ma l'ospedale è chiusa vabbè io allora non vengo me ne vado Un'altra parte, è normale. Eh, l'ospedale era la cura per i cittadini, l'assistenza ai cittadini e un indotto economico. Quanto potrebbe fare Agro, eh, Alfieri per Agropoli, visto che eh, sta in regione. Secondo me poteva fare tanto perché doveva combattere solo per l'ospedale. Purtroppo la politica è fatta di. Eh, perché io non faccio compromessi? Perché sono sola? Perché mi sono dichiarata indipendente? Perché la mia politica personale è solo ed più, esclusivamente. Eh. Per i cittadini. Diciamolo un attimo, però non lo sai più perché domenica. Domenica mattina io mi sono eh, dichiarata consigliere comunale, della entrerò Lega. della Lega di Salvini. Perché Salvini è un uomo che combatte solo per le esigenze dei cittadini. Spero un giorno che Salvini verrà a Acropoli. E che Salvini ci salvi veramente da questa cattività. Cattiva politica, cattiva, fatta solo di interessi personali. A cacamo, Vergognatevi! A invece voglio fare una domanda un po' più specifica e tecnica, eh, pensando all'incontro che ebbi, eh, penso un anno fa, con Mario Capo e eh, Malandrino. Mario Capo eh, dichiarò. Che fondamentalmente il ricorso del comune di Agropoli, penso che lo ricorderai perché hai combattuto no? ricorso al TAR, il, il ricorso al tar che poi andò in Consiglio di Stato. Mario Capo affermò un anno fa che Lentini fece il ehm, ricorso sbagliato, ovvero lui contestò squillante mentre doveva con contestare il decreto 49. Quindi il Consiglio di Stato rispose, ma squillante ormai aveva dato il via a un qualcosa di insomma eh, concreto, di attuativo, no? Aiutatemi nei termini tecnici. Allora. E quindi sì. l'errore è stato fatto proprio lì. Perciò, forse, disse Mario Capo, se non vado errato, perdemmo quell'occasione. Beh, probabilmente ha ragione nel novero del procedimento giudiziario. Io credo invece e sono fermamente convinto che eh, la scelta sia una scelta del tutto politica. Chi amministra ehm, la sanità è un ente è chiaro che è la regione dove diciamo, si comporta bene. Laddove non si comporta bene queste regioni vengono commissariate, è il caso della regione Campania. Caso, nel caso in specie però noi, eh, come regione Campania, siamo stati il commissario stesso. Ministeriale è stato il presidente della regione. Quindi il primo problema è proprio questo: commissariare e poi dare alla, 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 alla stessa persona commissariata la potestà di poter amministrare in tutta libertà la sanità. Ricordo che nel caso di Agropoli, Agropoli ha rappresentato l'unica chiusura di struttura sanitaria che a questo punto, devo dire, è stata salvific salvifica eh, per, le, per il bilancio della regione Campania. Non, non mi risultano altre strutture chiuse, tu cur, perché Agropoli ha chiuso i battenti, ricordo la, 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 eh, la violenza con cui venne, io feci, facevo l'occupazione insieme al comitato di, di protesta e ricordo il giorno dei sigilli, eh, davvero un, un brutto, un brutto in giorno. La segna che veniva inventata, in sì, la, 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 la vedo una, una ritorsione di stampo politico. Sicuramente Agropoli aveva una... Una, un Accentramento di potere politico uh, a tutti noto e per uh, uh, contrastare questo accentramento di potere si operò allora questa, questa forzatura che appunto veniva paradossalmente da una legge regionale del centro sinistra, quindi il centro non ha fatto atto che essere il boia, ma la sentenza era già scritta uh, precedentemente. Ad ogni modo, io non voglio stare qua a raccontare, bene è stato fare un excursus, oggi dobbiamo però. Siccome abbiamo uh, proposto azioni eclatanti dobbiamo dire che eh, l'ospedale non è morto, l'ospedale deve vivere nella nostra azione politica però, la nostra azione politica deve essere collegiale, per questo noi abbiamo chiesto un consiglio comunale monotematico, significa prendere assieme una decisione e non condividere nelle segrete stanze una scelta e poi andare in consiglio comunale e votarla, è banale perché eh, noi assieme in un consiglio comunale, anche lungo, anche fiume, non è l'importanza, prenderemo il tempo che serve, ma se non iniziamo mai questo percorso politico di scelta, non sapremo neanche cosa chiedere. Quando poi si fanno i ricorsi, le proteste, il ricorso al Tarno ad esempio, è figlio solo di una speditiva azione, azione diciamo, politica, amministrativa in quel caso, che serviva più a sedare, a far vedere, vedi, ho fatto qualcosa. In sostanza un ricorso al TAR, al Consiglio di Stato, non serve a riprogrammare la sanità in Campania, spetta a noi, a noi, a noi corpo uh, cittadini e corpo politico, eh, perché anche la, la politica locale ha delle rappresentanze a livello uh, regionale, ne sono diverse, noi ne abbiamo anche una. Eh, locale abbastanza ed entrata nella, nella regione Campania. Se posso interromperti, mi è venuto in mente il ricorso al TAR che ha fatto il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli. Quindi, potrei, secondo. Potrei intervenire un certo. attimo io perché, giustamente, eh, Consolato e Gisella parleranno più del presente perché sono effettivamente molto più documentati sul presente. La tua domanda, la domanda che avevi fatto prima Gianni, cioè che l'avevi fatta, fatta a Consolato, quella sulla valutazione che aveva, fatto, valutazione che aveva fatto Mario, Mario Capo. Capo, io non vado nello specifico sulla valutazione fatta da Mario Capo perché non la ricordo, però io ho letto la sentenza del TAR, che diceva praticamente che non vi era innanzitutto il periculum immediato, non vi era il pericolo Seconda cosa, praticamente dava ragione a quella scelta dicendo giustamente questa è una scelta che imbingua nella volontà politica. Allora, ma è mai possibile, da quando facevamo quelle delibere in Consiglio Comunale, quindi 2009-2010, che nessuna di queste delibere di Consiglio Comunale, eppure sono tutte pubblicate, quindi sono tutte nell'archivio, chiunque li può andare a leggere? No, indipendentemente da questo, no. In quelle delibere si diceva in modo chiaro, palese. I parametri che avete preso in considerazione nella legge 16-2008 e nel decreto poi 49-2010 per poter ritenere che l'ospedale di Agropoli era sopprimibile, sono parametri errati, vi state praticamente confondendo con i parametri reali, addirittura non riportavano nemmeno la dotazione organica dell'ospedale di Agropoli in modo esatto. Quindi io già da allora con le delibere preparavamo praticamente il terreno per poter dire guardate che state facendo valutazioni su parametri che sono sbagliati. Voi conoscete la viabilità da Agropoli a Vallo della Lucania, conoscete praticamente le difficoltà di tale viabilità, sapete in che modo si può arrivare, quello che oggi viene invece ripetuto nel decreto del Ministro della Sanità, in che modo si può arrivare a Vallo della Lucania e con tempi di percorrenza. Valutazioni queste: che oltretutto nell'ultima seduta di commissione consigliare dove eri presente tu con la tua televisione, la stessa vice sindaco, Elvira Serra, dottoressa, ha riconosciuto, ha detto che è impossibile arrivare con un'autoambulanza in pronto soccorso a Vallo della Locane e sperare che chi è stato colpito da infarto o da ictus possa arrivarci vivo, visto che giustamente gli dobbiamo tenere le mani. Sulla bocca, sulla mascherina per poterlo praticamente far viaggiare perché ci stanno vomiti in continuazione lungo queste strade. Ma è mai possibile che a partire da Bassolino, a finire a Valiante, a finire a Caldoro, nessuno di questi ha preso mai in considerazione i tempi di percorrenza che servono per raggiungere una popolazione di 80.000 persone stabilmente fissi e arrivare in un territorio laddove ci stanno 7.000 persone ci sta invece un ospedale di grandissimo livello, cioè Vallo della Lucania e non viceversa, cioè se la percentuale, il 3 per 1000 dei cittadini per esempio, faccio per dire, deve essere ritenuta diciamo, come, persona, come valutazione per poter fare delle valutazioni, ma il 3 per 1000 di 80.000 persone o di 200.000 in, in, in estate è nettamente diverso dal 3 per 1000 di 7000, quindi è più facile spostare semmai in emergenza quel 3 per 1000 dei 7000 e non il 3 per 1000 dei 200.000, tutto questo non è stato tenuto in considerazione e in quel ricorso che hai detto tu, in quella sentenza c'era proprio scritto praticamente che eh, bisognava fare riferimento alle valutazioni politiche, ma le valutazioni politiche non sono avusse da quelli che sono i dati territoriali, quindi questo è stato un grandissimo errore, però sempre questo per non tornare poi giustamente come hai detto tu nel passato e andare nel presente. Tutto questo dovrebbero essere la valutazione invece che noi oggi a mente fredda, in Consiglio Comunale, dovremmo fare maggioranza, minoranza e il terzo polo, quello che ho detto prima, i cittadini che stanno al di fuori della maggioranza e della minoranza e che si intendono di essere critici, riunirci, un consiglio comunale aperto, discutere, far emergere queste realtà territoriali e segnalarle. All'aspetto politico, cioè al commissario regionale. Per quanto riguarda invece la verità, che in Agropoli oggi è operante comunque un pronto soccorso in sede disagiata e che comunque il laboratorio da H8 passerà a H24, è già un risultato. Infatti, per l'amor ehm, di Dio, ehm, l'ultimo consiglio comunale in appunto il sindaco Braha, ha annunciato: vuole 8 mettere milioni di euro. Non lo so ehm, se sono 8 milioni o 80 milioni, non so. Se è il caso di dire praticamente: loro pensano che Ma non, è una non si dovesse fare più problematici assolutamente no, assolutamente no, invece tutto il contrario, perché noi dobbiamo discutere su due aspetti, l'abbiamo sempre detto noi dell'opposizione: su un aspetto amministrativo dell'ASL, quindi localmente il pronto soccorso attualmente esistente. In sede disagiata, va migliorato perché possiamo portare i laboratori da H24. Benissimo, ci dobbiamo tutti quanti andare da parte. e un plauso ovviamente all'ASL che farà questo. Quando lo farà, è già in ritardo, speriamo che lo faccia subito. Ma per quanto riguarda invece, un'altra volta, diciamo, la, la presa per i capelli del vecchio PSA, cioè del vero pronto soccorso attivo dell'ospedale di Agropoli, è un aspetto che imbingua nella politica regionale e noi dobbiamo intervenire a livello praticamente nostro, delle nostre capacità territoriali, nella politica regionale. Ed ecco che la domanda che hai fatto prima agli altri due consiglieri, cioè, ma qual è e quale potrebbe essere la competenza di Franco Alfieri? Franco Alfieri è il consiglioro dell'attuale Presidente della Regione Campania. Ebbene, è chiaro, ed evidente, se è l'attuale consigliore, non può praticamente mettersi contro contemporaneamente al Presidente della Regione Campania, difendendo gli interessi dell'ospedale di Agro. Potrebbe ricordargli ciò che è venuto a dire qua, praticamente eh, De Luca, chiedo, scusa forse ho detto Caldoro impropriamente, stiamo parlando quindi dell'ottorale presidente, De Luca, dovrebbe ricordargli, ma tu alla campagna elettorale delle regionali del 2015 hai promesso praticamente di poter fare tutto il possibile per l'ospedale di Agopo, tant'è che abbiamo citato insieme, Alfieri e De Luca, gli dovrebbe dire Alfieri, abbiamo citato insieme non un voto a Caldoro, loro, il loro motto era non un voto a Caldoro, questa documentazione che loro erano capaci di poter riaprire l'ospedale. Se fino ad oggi dal 2015 al 2019 l'ospedale quindi non è stato riaperto nelle condizioni in cui prometteva, vuol dire che evidentemente quella scelta che aveva fatto prima Bassolì, poi Caldoro, la stanno avallando. Indirettamente la stanno avallando perché vuol dire che non si poteva riaprire, non aveva le condizioni intrinseche ed estrinseche su cui fare valutazioni diverse. Quindi stanno dando ragione al famoso decreto 49-2010 o alla legge giornale 16-2008. No, noi invece dell'opposizione non diamo ragione a quella legge e non daremo mai ragione. Ma ne abbiamo i motivi per non dare ragione e ne vogliamo discutere con la maggioranza. Gisella, uh, mi... vai. Allora, purtroppo noi viviamo in un, ehm, la città di Agropoli eh, nello scorrantismo totale. Allora, domenica, l'altra io ho invitato il collega Consolato, siamo andati a un convegno a Sapri. Sono voluto, ho voluto proprio partecipare e c'era il comitato di lotta. C'erano tutti. Riguardava, scusami, il tema? Il, il tema, eh, il punto nascite, difendere il punto Polla. nascita a Sapri di Sapri. Polle Sapri. Sì. Polla e sapri. Ma c'era Tommaso Pellegrino, c'era la Ferraioli, c'erano tutti dove questo convegno è stato voluto dal sindaco di Sapri. Come mai loro fanno i convegni e arrivano pure da Roma e da Milano? Noi, questi tre poveri fessi, non possono avere neanche un consiglio monotematico. Cioè questo è oscurantismo cioè totale la gente deve solo cioè tipo oggi leggo sui social dice il, il sindaco eh, si chiede scusa a nome dei cittadini per le, i due consiglieri che sono andati nelle scuole tu mi dov Sindaco, tu mi dovresti ringraziare? Che difendo l'ospedale, e dico la verità. Che vado in una scuola, c'era un caso di Menegita, era doveroso da un consiglio. Lo su altri temi eh. però perdonami, rimaniamo sull'ospedale. Rimaniamo sull'ospedale. Ma perché io sono andata a Sapri Ho detto con consolato a ritorno: ho detto Console, hai visto che bello. Parlavano apertamente, ognuno raccontava la sua. L'onorevole Ferraioli c'è stata vicino perché l'abbiamo salutato. Ho detto onorevole, ma perché non cerca di venire pure a grosso? Sapete come mi ha risposto? Ma a me nessuno mi invita ad Agropoli. Agropoli siete così, non deve venire nessuno. E ho detto: a breve chiederemo un convegno, lo organizzeremo noi, lo chiederemo anche alla maggioranza. Perché mo al di là che loro. Per là della politica, però questo lo devo dire, eh. c'è una superficialità anche dei cittadini. Perché consolato il consolato lo ricorderà cittadino. quando facemmo quei pullman cittadino famosi cittadino. per andare. Eh, all'ASL Salerno io personalmente con la mia tv con le dirette che facemmo Rimarrem, ri, rimanemmo sconvolti ti dalla posso, non partecipazione. Posso rispondere? Il cittadino di Agropoli è molto isolato dalla vita politica perché il cittadino viene dato il condendino, il cittadino chiede qualcosa <ride> e basta. Non deve fare politica. Il cittadino no, anzi deve stare bello, calmo, poi dà il voto al momento che serve. Quindi il cittadino è stato educato al silenzio, alla vita omertosa. No, così, perdonami perché i mille una Senso bella educazione. I cittadini che hanno votato Caccamo e quelli che hanno votato Abate non sono i cittadini di Acropoli eh, non, non sono tutti 11.000 gli elettori. Eh, non Era possiamo un... fare tutto il buon fatto. Possiamo dire che erano quelli che protestavano contro questo sistema. Eh, è notorio eh, che ad Agropoli si è invitata la cittadinanza è stata invitata a partecipare per inaugurazione di, di rotonde rampe, semafori e eh, qualsiasi altro ah, per quanto riguarda la maggioranza eh, eh, è come... chiaro che sono, sono stati sempre appuntamenti elettorali non sono mai stati invitati per esempio come cerchiamo di fare noi come Sprone alla partecipazione dei consigli comunali alla vita cittadina a, a formalizzare ad esempio istanze di accesso agli atti a documentarsi io quando spesso mi chiedono se mi possa informare o meno, io dico guarda, lo puoi fare benissimo tu e sembra duro a dirglielo. Però effettivamente il potere di accesso dai cittadini è equivalente a quello dato a un consigliere comunale. Chiaramente magari i tempi possono essere diversi. Però eh, i diritti di accesso oggi. La legge sulla trasparenza la garantisce alla stragrande eh, insomma, tutta la cittadinanza. Allora, una cittadinanza, informa una cittadinanza informata partecipe, è più conscia. E quando poi ci sono 10 pullman per andare a Salerno, è chiaro che è più pronta a partire perché ne riconosce l'importanza. Io ricordo bene anche la dinamica: eravamo la sera lì all'ospedale e si organizzò questa cosa la sera per l'indomani mattina. Davvero con tempi brevissimi di organizzazione. Dobbiamo dare atto della decisione immediata e ferma di voler andare là con adeguati, più che adeguati, mezzi eh, per poter eh, sostenere questa trasferta. Il comune si prese il carico delle, delle spese, e 10 Pullman erano effettivamente lì la mattina dopo. Era poco però verosimile che eh, 600 persone, perché 10 pullman per 60, 600 persone si recassero così con un brevissimo preavviso a una manifestazione di, di protesta. Che non ricordo neanche fosse autorizzata. Tra l'altro, perché si andava a Salerno, però andammo un po', tra virgolette, alla Carlona, cioè non andammo. Con... Ricordo benissimo che dovetti spingere allora i, i rappresentanti politici, da allora a, den, a dover barcare un cordone di poliziotti che ci aspettavano. Sì, mi sì, eh, ricordo, c'ero anch'io in mezzo a quella folla, eh, quindi eh, fu, ma... per l'ospedale ogni misura eh, eh, di, di protesta era, doveva essere condotta. Però, ad ogni modo, certo. quella lì eh, fu poco felice proprio perché i tempi erano troppo brevi, e la cittadinanza non, era, non è ad ancora oggi abituata a partecipare. Detto ciò, per l'ospedale noi non diamo l'ultima parola, non, non, Ecco, la cronostoria l'abbiamo fatta. Pensiamo ad andare avanti. Allora, noi abbiamo chiesto questo consiglio comunale monotematico: perché non si sta. È un anno e mezzo che l'abbiamo avuto. Noi nel fare politica ci siamo date anche delle priorità. Ogni, ognuno di noi ha presentato un programma elettorale. Forse nella totalità dei programmi elettorali l'ospedale era la prima, alla prima diciamo, iniziativa politica. In effetti, però. Ci siamo trovati di fronte a una reticenza continuata per riperpretrata di, di fronte a questa banale è una banale convocazione. Tra l'altro, c'è una verbale di commissione consigliare la commissione sanità tenuta l'ultima commissione tenuta dal, dal dottore Cianciola, che ne era eh, presidente, che formulava un, una sorta di automatismo nella convocazione. Mi collega l'ingegnere Abate, sì, 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 è è bellissimo. Eh che insomma dava per scontato una convocazione al 16 al 17 febbraio di questo consiglio monodomani e invece niente addirittura si rimanda la palla a noi come se noi dovessimo formulare la proposta andare col cappello in mano alla maggioranza e dire mi piace questa proposta vogliamo convocare e votarla ma stiamo scherzando le determinazioni le emozioni, la decisione si deve formare in seno al Consiglio comunale. Ci dobbiamo abituare alla discussione, la discussione deve coinvolgere anche i cittadini, gli operatori del settore e insieme decidiamo. Io penso che non ci sia eh, la volontà e forse anche la possibilità di affrontare di petto questo tema Proprio perché è meglio non parlarne, le cose vanno così. Quello che si può ottenere, si ottiene. A me sembra questo perché non si può. Sapri che difende il punto nascita, comitato di lotta, è più non posso. Qua il 2013 si pigliano 10 pullman, però io che sono. Assessore sul sindaco, scusa, ma se io ci tengo di portare il popolo a Salerno, veramente, ma è la prima cosa, sai che faccio? Chiamo tutti i commercianti, prendo l'assessore al commercio e dico, senti, domani è lutto, vanno tutti a Salerno, chiudere le serranne, cioè non è stato, però se poi mi devo candidare, eh, faccio in giro tutti i paesi, la petizione gli SMS di guadalto. tutto, si lavora a 360 gradi, però l'ospedale evidentemente... Mi fa piacere che forse non serve, però l'ospedale io dico è un bene per tutti. Possono dire a noi non ci sei, ma non è così. Perché eh, anche per l'ospedale ci deve essere la stessa preoccupazione quando ci sta in campagna elettorale: lo stesso impegno. Lo stesso impegno ma scusa, ma se erano 10 pure io sono andata, eravamo 135 persone. Ma tu vuoi, con le capacità che avevano loro e che hanno, quelle vanno a colonizzare pure altre città, ma altri paesi, cioè con la grande capacità che hanno. Stai parlando de, della possibile discesa in campo di Alfire? Eh certo, Pesti. immagina. No, così facciamo eh, capire cioè, meglio. Cioè Voglio dire, è, è un caro armato, figurati, se voleva portare la cittadinanza a Salerno e mancava. Non c'è la volontà, forse non, no, è un tema che allora. Tu, allora, io sono sanguigna. Politica passionale per me non esiste eh, avere 10 amici, 100 amici, 300, esiste se mi aprono l'ospedale e io piglio zero voti, mi hai dato l'ospedale, ma non mi reggono più, però io domani sono felice, cioè tolta la scritta ospedale, l'ho tolta alle 11 di sera, io abito là dietro. Passai, ero stata a cena fuori e loro avevano messo una scala lunga e toglievano. Ah, Io sono stata male, loro mi hanno visto e hanno detto oh, signore non c'è nessuno. Non ho visto. Perché nessuno si doveva capisci, preoccupare. perché la, eh, la rassegnazione. Da cosa nasce la rassegnazione? Oh qua parliamo di un ospedale che non tornerà mai più. Perché oggi purtroppo non rientrerà più nell'emergenza l'ospedale. Perché solte in Regione non ce ne sta. De Luca non si fa vedere più, venne il 2015. 2000, sono 4 anni, mai Vabbè, più. L'anno prossimo ci saranno le, le elezioni. Qualche eh, altro nastro Agostino, se l'hanno conservato. Agostino Abbate eh, Secondo te. Eh, la disfatta, in un certo senso, di Cianciola eh, è dovuta all'ospedale di Agropoli? O meglio, la disfatta forse è un verbo troppo... Di partita. Eh, di partita, giusto, bravo Consolato. Ma vuoi sapere come la pensi? Innanzitutto faccio una premessa, che io del dottore Cianciola ne ho il massimo rispetto. È il migliore concetto possibile e immaginabile. Eh, glielo ripeterò sempre questo. Però detto questo... Secondo me il dottore Cianciola non si è dimesso assolutamente perché non è stato ascoltato sull'ospedale, assolutamente. E perché allora? Penso che le motivazioni siano da ricercarsi altrove, siano da ricercarsi in quell'arroganza a cui faceva cenno Gisella, a cui ho fatto cenno io e consolato prima, cioè in quell'arroganza della maggioranza. E il tutto nasce, visto che stiamo parlando a ruota libera, perché non è detto che dobbiamo parlare solo dell'ospedale, ma è giusto che si parli della politica nella nostra città in generale. Allora, Cianciola secondo me ha ritrovato, dopo la sua candidatura, dopo la sua elezione, ha ritrovato eh, una coalizione eh, guidata da un sindaco che era completamente diversa da quella che con parole, io dico mielose o mielate, prima gli si faceva credere quando stavano per formare la lista e la coalizione. Alla fine praticamente ha trovato... Eh, una pseudo dittatura in cui non c'era più nulla da discutere, in cui veniva tutto deciso dall'alto, dall'attuale capo e evidentemente da qualche suggeritore esterno, suggeritore esterno che forse ne avrebbe pure titolo, per l'amor di Dio, però se ne ha titolo è meglio che uno parla praticamente, diciamo chiaramente, a ruota libera in faccia. E quindi Ciancio si è ritrovato in una coalizione in cui non era naturale. Che si ritrovasse, quindi ha vissuto questa esperienza, ha cercato di ricavarne il meglio, non ci è riuscito, non ha voluto mettersi contro perché evidentemente avrà pensato che mettersi contro poteva significare essere additato come un opportunista. Guaio che ho passato io e che tu sai benissimo e di cui molto probabilmente forse dopo ne parleremo, cioè mettersi contro significa praticamente pigliarsi le ire eh, degli arroganti e dire che sei stato un traditore, senza sapere invece che il tradimento è proprio nell'arroganza che hanno loro, perché loro questa arroganza, nel momento in cui si formano le coalizioni, non la mostrano, non la evidenziano, fanno vedere tutto che sono rose e fiori e che si ragionerà insieme per tutte le decisioni. Vedi Gianni, consentimi soltanto una cosa. Questo malessere che pervade la città di Agropoli e tutti i cittadini in generale che si stanno allontanando dalla politica è proprio figlio di questa situazione. Devi sapere che, da quando è stata fatta la riforma elettorale, la riforma del sistema elettorale nei comuni, e in particolare in quelli superiori a 15.000 abitanti, si è verificato qualcosa che è nettamente contrario a ciò che è previsto nella legge. Nella legge è prevista praticamente una politica a due teste: il sindaco da una parte e il consiglio comunale dall'altra. La legge è perfetta. A finire, il testo unico degli enti locali del 2000 è perfetto, ma è interpretato male. Interpretato male perché si pensa che una volta eletto il sindaco, una volta eletto il consiglio comunale, il sindaco sia il capo del consiglio comunale. Cioè, tutti i consiglieri comunali che sono stati eletti nella lista praticamente, nella coalizione con il sindaco, diventano succubi del sindaco e si pensa che il sindaco comandi tutta la città, una, legittima... una legittimazione amministrativa, perché quella è solo una legittimazione amministrativa, quella di eleggere il sindaco in modo praticamente diretto, senza farlo passare un'altra volta per gli accordi dei consiglieri comunali. L'ha pigliata il sindaco come legittimazione politica, ma non solo il sindaco di Agropoli, tutti si detti, vabbè, io sono stato eletto sindaco, quindi comando tutto l'intero consiglio. A questo punto mi viene in mente eh, la richiesta che ha fatto Gisella Botticchio eh, nelle dimissioni del presidente del Consiglio Comunale di Agropoli, Massimo Laporta. Certamente. Nel senso che sembra quasi no, che lui... Eh, Desse piena possibilità al sindaco di fare. Ma guarda, io le racconto una, un piccolo episodio. Eh, mese di agosto, eh, io da cittadino protestavo al consiglio comunale. Il presidente attuale de, del consiglio chiamò le guardie perché io dissi una, solo una, un termine. La polizia Is... municipale? La polizia, eh, municipale. Sempre anche la io polizia con municipale? La polizia municipale? Però, no, nel, eh, però registrare, mh, anzi sì. di. In non sapeva più, le telefonò, dice, è, è, io scortata con i, da cittadina, al consiglio comunale scorso un signore che protesta contro di me, lui non ha chiamato la Polizia municipale, questa è l'uguaglianza. Per forza, perché chi è stato segretario dell'UPT? Del quello, quello poteva urlare, io no, a me chiamò le guardie, questo è il presidente del consiglio che abbiamo. Di parte, Quindi ma... Dovrebbe dimettersi, secondo me. Penso, penso di sì, penso proprio di sì, è certo. Non mi rappresenta, non rappresenta l'intero Consiglio Comunale, lui è il Presidente di tutti i consiglieri, cosa che non fa. Consolato Caccamo, allora un consiglio monotematico per formulare eh, una mozione. Vogliamo spiegare ai, ai cittadini insomma, qual è la differenza, perché si chiama mozione. Sì. Ecco. Allora, eh, più propriamente l'obiettivo finale è quello di divenire una delibera a fare voti all'organismo che può essere incisivo sulla programmazione ospedaliera. E questa potrebbe essere una mozione Ma che esce fuori dalla discussione. E cioè esatto. fare Come... voti alla regione Campania, oppure Palaudì, chiedo scusa. No, no, scusatemi, eh. altrimenti i, non i telespettatori no, eh. non riescono ad agganciare il discorso, mm. eh, non me ne vogliano, è possibile pure che c'è chi riesce, però che cosa vuol dire fare voti? Ecco, allora, questo... Effetto. Eh, eh, controllato, permetti un eh, eh, attimo, perché mancheremo. noi dobbiamo fare informazione allora, ma dobbiamo... in consiglio monotematico significa discutere di un argomento, Bellissimo. nel caso di specie stiamo discutendo dell'argomento ospedale. ospedale, i cittadini presenti possono pure intervenire, può essere benissimo un consiglio monotematico anche aperto, ovviamente sempre a guida del Presidente del Consiglio che permette determinati interventi dopo gli interventi dei consiglieri. Certo tutti quanti presenti, maggioranza, opposizione e anche cittadini potranno prendere una decisione. Dopo che si sono chiarite le idee, abbiamo ragionato praticamente dell'ultimo piano ospedaliere, quello eh, pubblicato sul burk ultimo, cioè sul bollettino ufficiale della Regione Campania. Sì. Allora prendiamo atto, faccio un esempio, che De Luca ha fatto un ottimo provvedimento. Quindi noi delibereremo che cosa? Mozione premio a De Luca per aver fatto un ottimo piano ospedaliero. Quindi quella è una mozione, andiamo a votare quella mozione, la vota la maggioranza e opposizione, benissimo, la porteremo il premio a De Luca perché ha fatto un ottimo piano ospedaliero. Beh. Altra mozione, dice, cioè, ha sbagliato perché poteva fare X, Y invece ha fatto Z, quindi va redarguito. Allora in che modo possiamo redarguire un Presidente della Regione Camale che ha rovinato, secondo il nostro modo di vedere, l'ospedale di Agropoli in un modo molto semplice facciamo vo fare voti come ha detto Consolato, chiediamo alla Regione Campani che pigli in considerazione queste nostre valutazioni al fine di far rientrare un'altra volta nel prossimo piano ospedaliero che fa dovrebbe fare il commissario d'Acta ammesso che il commissario d'Acta sia sempre il Presidente della Regione cioè De di far rientrare invece Agropoli nella rete dell'emergenza perché Agropoli ha questi punti praticamente negativi per il territorio e questi punti positivi per l'ospedale e quindi di conseguenza dovrebbe rientrare. Questo significa fare voti, questo significa riuscire fuori una mozione. Cioè La mozione esce pure dal ragionamento, dalle valutazioni sul piano ospedaliero e dalle valutazioni sulle nostre capacità territoriali di avere e di fare qualcosa. Quindi che cosa, Caccamo, provocherebbe una mozione a sfavore della regione Campania nei confronti dell'attuale amministrazione agropolitana? Ah, io ho detto prima l'ente di programmazione regionale, perché non è necessariamente alla regione, perché la regione può essere commissariata. Oggi siamo ancora in quel caso particolare in cui la regione è commissariata, ma il commissario a commissariare la regione è lo stesso presidente della regione. Questa però è un fatto transitorio, perché il ministro Grillo, il ministro della Lassinità, eh, ha, eh, è nell'intenzione del ministro sostituire il commissario. Lascia Qui, stare quello che avverrà. No, eh no, ma è importante quello che avverrà, perché a seconda del nuovo commissario o dei commissari... Fra quanto avrei, tempo? Doveva essere fatto il primo gennaio. Si ah, sta perdendo, okay. un, po', ah, ci sta attuale, perdendo un po' di tempo perché la regione Campania... Il presidente De Luca sta facendo opposizione a questo procedimento di nomina. Perché? Vorrendo perché perché chiaramente vuole rimanere nella potestà, vuole uscire dal commissariamento e riacquisire potestà ordinaria della eh, sanità eh, regionale. Esatto. Ok? In questo limbo, sostanzialmente, noi non abbiamo un effettivo interlocutore, appunto. Poi il piano ospedaliero è stato approvato gli ultimi giorni dell'anno scorso in una di ehm, e sì, perché doveva essere assolutamente approvato. Cosa serviva questo piano ospedaliero? Questa è la ragione vera. Serviva ad andare al ministro, vedi come sono stato bravo, ho rispettato ILEA, i livelli essenziali di assistenza, levami questo commissariamento, così io riacquisisco potestà e il commissariamento è come essere rimandati a settembre, sì, chiaro. Allora la Regione Cambar ha detto io sono stato rimandato a settembre, ho fatto l'esame, sono stato promosso, dammi di nuovo la promozione. Invece non è così perché nel frattempo è avvenuta una modifica normativa che ha imposto dei nuovi lea, dei nuovi livelli essenziali di assistenza che non vengono rispettati in questo piano ospedaliero. E allora il Ministro vuole procedere con un nuovo commissariamento. Siamo in questa diatriba, siamo in, Italia, più, siamo in però, Italia. Siamo in Italia, purtroppo, però in Italia, in regione Campania in particolar modo, l'unico ospedale che chiude è Agropoli perché? Perché alla fine, alla fine di tutto, alla fine della fiera, noi stiamo tessendo la tela amministrativa, ma è la volontà politica che decide. Se noi, tu, se, qua neanche ad Agropoli ci riusciamo a mettere d'accordo, ma figuratevi a Napoli, dove hanno Napoli, a Roma, dove hanno miriade di altri eh, interessi, perché ci sono le altre strutture sanitarie, ci sono le strutture sanitarie private. Ci sono i dirigenti, eccetera, eccetera. Agropoli è visto, è visto sempre come la pecora nera perché ricordo che quando è stato chiuso si diffuse la notizia che veniva chiuso appunto perché rappresentava un buco finanziario, un buco economico. In effetti, ad Agropoli, molti degli operatori sanitari, molti dei dirigenti medici lavoravano in Alpi, attività libero, professionale, intramenia. Che significa? Lavoravano come fossero dei consulenti esterni, come fossero dei professionisti a chiamata. Quindi, se ad esempio un medico, oltre ad aver fatto il suo naturale orario lavorativo, le sue otto ore lavorative, avesse proseguito per la notte, diciamo, avesse fatto un pernotto, per fare un esempio, ma c'erano non solo i pernotti, c'erano anche altri giorni, ogni ora supplementare, attenzione, ogni ora supplementare, quindi lo straordinario, volgarmente detto straordinario, ma non è propriamente uno straordinario, è una consulenza esterna, veniva pagata alla bellezza, e viene ancora tutt'oggi pagata alla bellezza, di 60 euro l'ora. Immaginate un medico che per carità di Dio non abbia nessun intervento durante la notte, padre, figlio e Spirito Santo, che non è successo niente, ringraziamo Dio, e intanto quel medico per quella nottata, per quella dormita si porta a casa magari 600 euro in più, in più rispetto a uno stipendio base che per un dirigente medico oggi si attesta a 43.000 euro. Noi abbiamo avuto medici, abbiamo ancora tuttora medici qua, anche di Agropoli, che prendono più del doppio. E forse ne sa qualcosa. E abbiamo però... più del doppio in strada. Allora si felice per tanti medici che stanno qua. Eh... Tu sei stata critica nei confronti della Lampasona, dell'assessore allora, Lampasona. Io ho rispetto della dottoressa Lampasona come persona, come medico, però giustamente è un assessore. Eh, al comune di Agropoli, dove percepisce il 50% dello stipendio, dipendente dell'ospedale di Vallo, dove prende uno stipendio, e viene in Alpi ad Agropoli, dove prende 60 euro l'ora. Però è tutto normale: no? è Siamo normale. Nelle però, eh, però per quel buco finanziario, l'ospedale di Agropoli è stato chiuso: cioè, tutto normale, non proprio. Non non proprio. Dice, cioè, dice Agropoli Consiglio. è diventato l'oasi felice per pochi. Eh, non dà servizi che deve dare? Cioè, L'altro giorno mi ha chiamato una mia amica e ha detto: Gisello ho prenotato una visita oculistica alla Slagropoli, però eh, me la faranno a giugno. 4-5 mesi. Vabbè, questo lo sappiamo. Eh, questo lo sappiamo. Facciamo l'ultimo giro di sì. interventi. Ecco, eh, sembra quasi che voi eh, siate venuti qui per chiedere il consiglio monotematico. Non è così, questo lo posso assicurare ai nostri telespettatori sono stato io ad invitare i consiglieri di opposizione. Però vi chiedo questo, se ehm, eh, in un certo senso avessi adesso la possibilità di, di dire qualcosa al sindaco di Agropoli, che cosa gli diresti Agostino? E la stessa domanda faccio anche a agli altri due consiglieri. Glielo dico per l'ospedale, ma glielo dirò mh, vale per tutto. Cioè di usare poche parole mielate o mielose che si voglia dire e di fare i fatti con la discussione, con, non con l'accordo con l'opposizione, assolutamente loro sono maggioranza e devono giustamente guidare la città e comandare, ma con il dialogo. Cioè devono dialogare, devono, ci devono dare la possibilità di poter dialogare e di poter essere ascoltati e non di essere presi per i fondelli, perché quello che stanno facendo dal primo giorno io già l'avevo previsto. Che loro lo facessero. Tant'è che Consolato dopo me ne potrà dare la prova che io avevo detto che con amministrazioni del genere, con arroganti del genere, c'era poco da discutere perché già avevo vissuto un'esperienza passata di cinque anni precedenti in cui non c'era stata mai la possibilità di elogare. Quando sono stati eletti questi signori, ho detto a Consolato: guarda, dobbiamo fare una cosa molto semplice, dobbiamo dimettere. Dobbiamo far andare avanti la città solo e soltanto con quelli che sono stati eletti, perché la città non ha voluto capire. Ma nemmeno loro capiranno mai. Quindi diamo una dimostrazione, giustamente. E sottolineo giustamente: il consigliere Caccamo, eletto, giustamente dice: No, dobbiamo tentare il dialogo. E quindi mi invitò a non dimetterci tutti quanti e a tentare il dialogo, io lo ascoltai, abbiamo tentato non solo il dialogo, ma anche certe volte praticamente il sottodialogo, ebbene loro hanno una capacità, pensano di averla, e là è quello che giustamente mh, fa rabbia, cioè che loro pensano di essere al di sopra di un'intelligenza umana che possono avere gli altri, loro parlano, eh, predicano bene, fanno vedere al popolo quando tu fai le registrazioni o quando parlano in pubblico, fanno vedere che sono tutte rose e fiori anche i rapporti fra maggioranza e minoranza e poi alla fine non ti ascoltano in nulla. Addirittura io ho detto che fra di loro hanno fatto anche delle nomine, i cosiddetti pompieri, cioè sono dei consiglieri che intervengono al momento giusto quando stai in una commissione consigliare, che ti fanno parlare. Poi alla fine si guardano in faccia sono loro sempre tre e noi siamo sempre due, quindi intervengono i cosiddetti pompieri che spengono tutto dicendo beh, si approva quello che diciamo noi. Quindi questo è quello che io vorrei dire al sindaco. Cerca Bene. di dialogare Perfetto. con le posizioni. Gisella Vabbè, io cosa posso dire? Umanamente è una persona che io rispetto perché io esulo diciamo, l'interesse politico da quello affettivo, cosa che loro non riescono. Per me, vedo il sindaco domani mattina mi posso prendere benissimo il caffè al bar. Ciò non toglie che i comportamenti politici sono quelli che sono. E gliene dico una ultima l'altro giorno. Cioè noi chiedo al mio collega, dico: facciamoci a scuola, vediamo un po', c'è stato su casa, rimani in gita, una cosa ma giusto per discutere, ma anche per, è doveroso un consigliere comunale, è un'istituzione, ma andare a scuola, non andare armati o, fare, o, o rompere la serratura della anche perché era aperta, cioè, non ho neanche bussato perché si apriva, nel neanche fare 10 centimi, neanche entrare, io mi sono vista trattata una cosa indicibile. Allora, poi vedo, oggi leggo, dice il sindaco si eh, scusa a nome dei cittadini, ma il sindaco non deve scusarsi a nome dei cittadini solo perché il consigliere Botticchio curava gli interessi della collettività, deve chiedere scusa invece ai cittadini quando gli sottrae i posti di lavoro, i concorsi che vengono tolti ad Agropoli, che sono 12 anni, e se vanno facendo per questi paeselli e guarda caso li vincono solo i parenti di consiglieri ed impiegati del comune deve chiedere scusa ai cittadini non chiedere scusa a nome dei cittadini i cittadini se li ama tanto per un fatto così ehm, diciamo di poco rilievo perché alla fine io sono andata a scuola vabbè diciamo che il era un signore, non so neanche se un dirigente o un professore perché stava nell'altro infatti mi ha visto subito ma sull'ospedale che cosa gli vuoi dire? Eh, eh, sull'ospedale sull'ospedale deve avere un'apertura Deve aprirsi ai consiglieri, deve aprirsi alla città di Agropoli, deve aprirsi a chi veramente pensa e, e, e vuole un ospedale e parlare con le autorità competenti. Noi per esempio con Cacca ma abbiamo parlato con l'onorevole Ferraioli. Sai come mi ha risposto? Ma se non ci invitano e non organizzate un convegno, ma che volete? E lei dice io voglio che si azzeri tutto ciò che è stato prospettato e si riparte. Non dico immaginare la parola ospedale, però già avvicinarsi. Ecco, eh, pronto soccorso è attivo H24. Una specialità, perché parecchi dicono no, adesso ospedale proprio, tutto, tutti i reparti no. Però, eh, non so, eh, il, la, la cura eh, per il tumore, c'era la, la radiosorgeri, c'è, non so, forse la stanno, mi aiuta a Bate, eh, probabilmente andrà via la radioterapia, è a rischio. È a rischio. Ecco, cercare di buttarci anche sulla specialità, ma non mollare. Cioè c'è un capo staff di De Luca. De Luca è il presidente della regione, ma quattro anni cosa hanno fatto sta gente? Oh, dopo quattro anni con tagliate di nastre e tanto di, di congressi che facevano per. Fare voti per loro, giustamente, per le loro posizioni, per le loro poltrone, perché guai è a rischio le loro poltrone. A ah, salute dei cittadini, quella non ne dobbiamo parlare, vedi? un consiglio non si riesce a avere, Però quando si tratta delle loro posizioni, le loro poltrone, oh madonna mia. Quello non dormono più. E allora io gli chiederei al sindaco di Agropi più altruismo, più umanità. La consigliera Botticcio continuerà a visitare le scuole perché è un consigliere comunale. Eh, and, andai all'istituto ragioneria qualche mese fa, fui accolta bene, mi portò in se. C'era Carmela, ascolti. Gisella, che piacere che sei, ci siamo sedute. Però l'altro giorno, non lo so, quando hanno visto a me hanno visto, ma non lo so, hanno visto un mostro, no. non lo so chi ha visto. Vabbè, ah non so forse... Chiarissimo, chiarissimo. Consolato Caccamo? Sì, messaggio io... al sindaco? Insomma, messaggio alla, al sindaco di... Su, sempre sul tema ospedale. Sì, sicuramente sul, sul tema sanitario, ma va, può essere esteso su tutti gli altri temi. Il sindaco di una, di una città è massima autorità di, di pubblica sicurezza, è massima autorità sanitaria. Quando va a dormire a sera, il prima, la prima preoccupazione che deve avere è appunto la salute dei propri eh, concittadini. Il, il caso che diceva Gisella ne è un esempio, ma i tanti casi di emergenza, purtroppo ne sono quotidiane esperienza eh, rappresentano un grave dramma per questa città, per questo comprensorio, perché poi uno, una struttura sanitaria eh, è una struttura sanitaria non per il comune. Ma per un intero comprensorio, quindi ricordo eh, di, diciamo, al sindaco di Agropoli di farsi eh, responsabilità di amministrare la città capofila del comprensorio, quindi di essere promotore: dovrebbe essere promotore di un accordo territoriale, di un patto territoriale con cui dialogare con le istituzioni con l'interlocutore appunto che avremo, con le istituzioni politiche per pretendere perché è un nostro diritto avere una è nei famosi LEA che dicevo prima c'è proprio una, il dovere di ogni 80.000 abitanti di avere un presidio ospedaliero, quindi non ci dobbiamo inventare niente la legge c'è va solo applicata ma per applicarla c'è bisogno di un finanziamento, di uno stimolo politico di un'organizzazione, di concorsi pubblici, concorsi pubblici quelli che per esempio che non si fanno ad Agropoli allora l'ASL deve bandire un concorso pubblico con cui assumere del personale e piazzarlo nelle strutture sanitarie, in modo che non si ricaschi nella famosa Alpi, l'attività libro professionale in Tramenia, su cui poi paghiamo 60 euro l'ora, certo. perché ci costa meno assumere un medico, un infermiere, piuttosto che chiamarlo stesso come consulente. Un concetto molto semplice, quasi banale, ma ripeto, ha portato al disastro finanziario quella struttura, eh, male per chi l'ha amministrata, male per chi l'ha supervisionata, male per noi che dovevamo... Soffrire, avere questa sicurezza anche se non fruiamo del servizio diretto e godiamo di buona salute e auguri a tutti però il servizio di sicurezza di tranquillità in cui viviamo le nostre case chiaramente è qualcosa di impalpabile che però una struttura sanitaria vicina di prossimità ci garantisce non avendola noi abbiamo, paghiamo lo scotto dell'angoscia della preoccupazione se a mio figlio viene un colpo di tosse e non so Uh, così. dove lo porto? Ma posso me davvero metterlo in macchina a portarlo a Vallo della Lucania o a Battipaglia? Fa percorrere una strada che non so quali altri rischi mi comporta. Allora, al sindaco di Agropoli, yeah. chiunque esso sia, chiedo la presa di coscienza profonda di questa problematica e di viverla personalmente con un particolare stimolo intenso e profondo. Bene. Gianni posso aggiungere una sì. cosa? Sempre sull'ospedale. Certo. Che cosa chiede al sindaco e perché chiedere qualcosa al sindaco? Vedi, Gianni, io senza essere accusato di presunzione, ritengo, a mio modo di vedere, che il sindaco non ha studiato bene l'argomento. Che cosa voglio significare? Non è un'accusa, perché avrà tante cose, giustamente, da fare e da pensare. Per cui è chiaro che non ha potuto guardare solo e soltanto la questione ospedale in città ma ha dovuto guardare tante questioni. C'è invece chi ha potuto perdere un poco di tempo in più sull'ospedale. Allora lui all'ultima riunione, dove era presente pure la consigliera Botticchio, Giselle, e dove la stessa venne poi attaccata in malo modo, e io me ne andai prima perché non sopportavo più quel modo di fare, cioè era una riunione che si tenne dopo la commissione consigliare. In quelle riunioni il sindaco si arrambicava sugli specchi, è vero Gisella, cercava praticamente il decreto eh, regionale con cui veniva approvato l'ultimo piano ospedaliero e non aveva tutte le pagine davanti e quindi si girava e si voltava per farsi portare tutte quante le pagine davanti. E parlò di un quid novi, cioè del fatto che l'ospedale di Agropoli era stato definitivamente ormai abbinato alla struttura di Vallo, della, di Vallo Lucania. della Lucania e quindi di conseguenza era già un successo perché si parlava per la prima volta di pronto soccorso all'ospedale di Agroppo. Il sindaco a mio modo di vedere perciò deve dialogare pubblicamente con tutti e con la minoranza perché potrebbe apprendere delle novità che lui non sa. Non è vero, quello che ha indicato è assolutamente errato, non dico falso, errato perché l'abbinamento all'ospedale di Vallo de Logani innanzitutto già si era avuto prima con il decreto del luglio 2018, ma non serve a niente. Così come non è vero, perché il decreto del Ministro della Sanità che ha modificato il sistema della rete ospedaliere, quindi ha creato veramente la rete AB e SPUC, cioè in tutta quanta la regione Campania, rete che sta per esempio in Emilia da tanti anni, che stanno in Toscana da tanti anni, parlava giustamente già di ospedale in sede disagiata, benvenga pure l'ospedale in sede disagiata eh, tipo Agropoli e tipo Procida, non, non mi ricordo qual'altro Castiglione dei Genovi, ma l'ospedale pure in sede disagiata avrebbe dovuto avere già dotazioni nettamente superiori a quelle che ha, che quello che ha non è nemmeno praticamente ambulatorio. Diciamo, un uh, ambulatorio medico. Bellissimo. Quindi se discute con la minoranza potrebbe apprendere tante di quelle cose. E noi minoranza potremmo apprendere tante di quelle cose per cui ne uscirebbe un frutto certamente più maturo e più giusto per tutti Sempre i Sempre molto equilibrato Agostino Abbate, il discorso politico poi lo appassiona talmente tanto appunto da fargli delineare dei discorsi chiari. Dunque, noi chiudiamo qui l'argomento sanità per quanto riguarda la trasmissione Agropoli 2.0, ma in coda a questa trasmissione è dopo eh, aggiungere questo. Che fine ha fatto il Question Time? Eh, Gianni, allora rispondo, rispondo io per prima, eh, perché penso di essere stato il promotore. Certo. di questa delibera del question time da, po, da, da, da consolato poi ampiamente condivisa e Gisella ancora non era arrivata in consiglio comunale certo. allora il question time si è tenuta una sola seduta la prima seduta dove tu hai partecipato fine come gennaio te, fine già come televisione dove eh, tu hai partecipato come televisione e la, la consigliera Botticchi invece ha partecipato come interrogante io non ho partecipato, non ricordo, mi sembra che nemmeno consolato. Eh, su, guarda, su. Su. Io non ho partecipato perché c'era praticamente diciamo, una forma quasi di protesta perché era passato innanzitutto già tanto tempo da quando avevamo deliberato per questo question time, per tante, tante altre motivazioni. Noi, in un modo metodico chiaro quasi diciamo preciso non oserei dire preciso, abbiamo preparato delle interrogazioni per l'altro question time che si do, sarebbe dovuto tenere se non il sbaglio febbraio. il 28 febbraio abbiamo preparato le nostre interrogazioni e abbiamo detto il 28 febbraio ci vediamo in consiglio comunale arriva un invito che lascia intendere che si deve parlare invece dell'ospedale su richiesta del sindaco e noi giustamente diciamo come capigruppo perché Gisella non venne invitata come, cap come capogruppo diciamo vabbè è inutile che veniamo perché tanto la questione ospedale l'abbiamo già decisa in commissione consigliare si deve fare il consiglio a monete quindi ci è inutile venire a questa conferenza loro che cosa fecero in questa conferenza di capigruppo invece di parlare di quello che dovevano parlare secondo l'ordine iscritto cioè quello dell'ospedale parlarono bene di fare un consiglio comunale normale e di eliminare il question time per il 28 febbraio completamente all'oscuro della minoranza che, cosa ha fatto, che fine ha fatto quindi il question time? per noi resta ovvio che l'ultimo giovedì del mese di marzo sarà dedicato almeno ce lo auguriamo al question time laddove siamo praticamente pronti e disponibili per discutere le nostre interrogazioni che giustamente non sostituiscono quelle che già parlato, ma si sommano a quelle che avevamo già parlato. Vedremo il presidente del Consiglio quale sarà il modo di gestire il prossimo question time, con una somma di interrogazioni. Fra l'altro che non si è tenuto è quello che si deve tenere. Gisella, tu hai scatenato un polverone nel primo nel primo question time. Beh, io feci delle interrogazioni, però loro. Eh, hanno dimostrato molta, molta chiusura da parte loro, attacco, ero anche da sola, comunque era il primo question time e loro, diciamo, non c'è una, da parte loro non c'è l'intenzione, ecco mi associo alle parole di di discutere e di risolvere il problema e più si chiudono in difesa, basta che difendono la loro immagine. Quindi è sempre quella parola oscurantismo. Infatti eh, non abbiamo fatto più il question time del 28 febbraio, però guarda caso, il consiglio comunale si fa alle 11 di mattina, dove nessuno può partecipare. Quindi non preferiscono... cioè Si studiano gli orari strategia e politica. strategia di tenere lontano le persone. Più lontano e sano è meglio. È. E fu fatto... Uguale quando è stato chiuso l'ospedale, Qui erano tranquilli. Dieci Pullman, gente con chi teneva il bar, continuava. No, uno che, uno che ci tiene veramente vuole la partecipazione delle persone. Tu, tu immagina, io mi sono iscritta alla Lega e già penso come parlare ai giovani e fare proprio questa scuola di volontariato politico per avvicinare i giovani ma perché non si ha niente da nascondere tu immagina tutti i giovani di Agropoli che un giorno ci sarà un concorso al comune e che tutti hanno pari diritti e che torni la meritocrazia guarda che è una cosa spettacolare e bella quando tu parli a un giovane il giovane apre gli occhi e sorride la speranza noi da, dobbiamo dare la... Io sto con la Lega, con Salvini, perché Salvini è la speranza degli italiani e Gisella deve essere la politica, la speranza per Agropoli. Perfetto, Consolato Caccamo, per quanto riguarda il prossimo Question Time, ricordi gli argomenti? Un po' di Ma tutti, allora, eh? Ne abbiamo, così chiudiamo ne così. Siamo ai di degli argomenti, gli ultimi... Riguardavano diverse questioni, una su tutte, la questione delle mense scolastiche. Delle volte le nostre interrogazioni sono disprone sprone alla, all'azione amministrativa, davvero le vogliamo di cuore, compulsate, spinti, spronati dalla cittadinanza che, che ci sostiene. Ad esempio, le mense scolastiche: noi abbiamo un problema, eh, un'esigenza più che un problema da parte di una cospicua eh, gruppo di, di genitori che vorrebbe. Far permanere anche per pranzo i propri ragazzi a scuola, parlo di ragazzi delle scuole elementari ad esempio. Abbiamo solo una scuola che è attrezzata alla, eh, per la refezione scolastica, che è la scuola de del Muoio, che non accetta però altri ragazzi, altri alunni eh, provenienti da altre, eh, da altre realtà eh, territoriali eh, agropolesi. Per cui chiaramente per le disponibilità, per la limitata capacità chiaramente, che ha la stessa scuola. La nostra, una delle interrogazioni eh, che avevo presentato io in particolar modo, ma ci sono diverse che ne abbiamo presentate anche insieme, cofirmandole, eh, voleva chiedere perché ad oggi non è stata programmata uh, la, questa, questa, la risoluzione di questa problematica, visto che sono tanti i genitori che chiedono questa cosa, in tutte le scuole. Sarebbe qualcosa che potrebbe fare semplicemente anche a costi eh, limitati. Vorremmo ascoltare le loro risposte. Loro si trincerano. Dietro questo, oh, questo silenzio, spesso per non darle le risposte, perché è evidente che le esigenze sono illimitate con uh, disponibilità molto, ma di molto limitate. Anzi, c'è qualcuno che vorrebbe anche tagliarcele. E mi richiamo anche al precetto della provincia di Salerno che oggi chiede alla, uh, al Comune di Agropoli la restituzione di un milione di euro preso dalla, dal famoso autovelox più volte contestato. Allora è molto difficile eh, amministrare. Noi la nostra azione politica è stata sempre volta e finalizzata allo sprone, anche quando siamo critici e anche quando siamo testardi sulle nostre scelte. È sempre da interpretare come uno sprone positivo. Purtroppo fanno orecchie da mercante, perché spesso quando gli dici "Fai un concorso pubblico", eh vabbè, ma quando tieni le mani ammanigliate perché devi sistemare questo o quell'altro figlio, questo o quell'altro parente, il concorso pubblico è una cosa che ti viene male al massimo fai lo, lo fai fare in un altro comune e procedi lo scorrimento di gradatoria. Così i ragazzi di Agropoli non vanno nell'altro comune, poi lo metti a nove ore settimanali, poi quando lo porti ad Agropoli gli aumenti le ore e hai aggirato diciamo, l'esigenza del, del concorso pubblico. Questo per fare un esempio. Eh, così come tante, tante altre istanze. Quando hai promesso alla squadra di calcio che avrà uh, in maniera agevolata il campo sportivo e poi c'è la legge che ti obbliga a recuperare... In maniera parziale le spese dalle stesse società sportive, come li vai a chiedere i soldi delle società sportive? E poi vanno a dire che il consigliere Caccamo è stato il cattivo che ha fatto uh, pagare le società sportive in tutta Italia. Il Napoli, il San Paolo lo paga De Magistris. Ha precettato il Napoli per essere certo. allora è una cosa banale. In questo comune, però, anche le cose banali, le esigenze normative rispetto della regola banale, viene presa con difficoltà appunto poi i consigli comunali. Le esigenze politiche importanti, la partecipazione civica viene eh, stigmatizzata, viene allontanata perché rappresenta una difficoltà. Quante volte abbiamo fatto le commissioni? Siamo andati sopra perché ci bisognava fare in sala di giunta perché era più piccola, in modo che fosse meno capiente, o addirittura la prima commissione in assoluto. Questo è l'esempio che dissi nei primi, nelle prime battute della, della mia attività consiliare: iniziamo a fare queste commissioni con molto entusiasmo. Come lo stesso ingegnere Abbate disse che fui collaborante nel lavorare nelle commissioni, ebbene, la, 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 ricordo questa commissione entrarono i cinque consiglieri comunali e si chiuse la porta. Ma questa porta che si chiude? Questa è una commissione consigliare che chiudete la porta che, che stiamo al bar. Ma manco al pure al bar. Cioè, che significa? questo? Dovremmo ricorrere alla lettura del regolamento. Per far aprire banalmente quella porta, perché se viene qualcuno ci deve ascoltare, deve poter sentire. Questa è una discussione pubblica, non eh. discutiamo delle nostre esigenze private. Forse erano abituati così a fare prima. E con questo eh, retaggio del passato sta, si stanno strascinando. Questa amministrazione si sta strascinando sui retaggi del passato. Benissimo, per chiudere il PUC, che punto, è il PUC Agropolese? Eh, lo conosci tu, che cos'è il PUC? Non lo eh. guarda, non sto scherzando. Sai perché non sto scherzando? per un semplicissimo motivo. Io ho fatto una richiesta di documenti l'8 gennaio, l'8 gennaio del 2019, dicendo sentite: siccome il PUC ha provato un attimo, siccome No, no Puc... facciamo capire. Certo, no. a chi l'ho chiesto? L'ho chiesto ufficio? al sindaco, non all'ufficio, ah, al okay. alla politica. Paravolo. Io ho detto alla politica, visto che il PUC è stato adottato ad aprile del 2017 in fretta e furia, visto che aveva seguito praticamente un iter velocissimo e lo avete mandato alla provincia non so da quanto tempo, da tempo immemore. Vi cazzo che notizie non se ne hanno, non ne parlate mai. Allora fate una cosa, mandatemi tutta la documentazione che voi avete trasmesso alla provincia a seguito di tutte le richieste che la provincia vi ha fatto. Se non ha fatto richiesta non mi mandate niente. Non mi hanno mandato niente, evidentemente non hanno mandato nessuna documentazione alla provincia. Invece no, Gianni. Purtroppo io so per bene che hanno richiesto numerose documentazioni e che loro stanno mandando da due anni documenti alla provincia. Ma all'ingegnere, al consigliere Agostino Abate, nessuna documentazione è stata trasmessa. Quindi io sto aspettando. Perché? Non lo so. E siccome sto aspettando che mi rispondano, non sollecito, perché sollecitare la risposta a una legittima richiesta di un consigliere comunale, che ancora oltre 60 giorni non è stato degno di ricevere una risposta, secondo loro, significherebbe praticamente veramente inseguire il nulla, cioè sono. Delle arroganze che nei confronti di un cittadino non vanno commesse e nei confronti di un consigliere comunale, men che meno, perché il consigliere comunale alla fine dovrà darne conto poi ai cittadini. Quindi il munus di un consigliere comunale è illimitato, così come il loro, indipendentemente che noi siamo di minoranza e loro sono di maggioranza, Limitato illimitato nel guardare tutta la documentazione per poter dare risposte eh, ai cittadini. Bene, eh, Gianni, molto probabilmente su questo. Solleciteremo ben altre autorità, però adesso io aspetto con calma e con tranquillità. Sto ancora aspettando la risposta. Bene, allora grazie Agostino Abbate, Gisella Botticchio e Consolato Natalino grazie. Caccamo per essere stati qui con noi. Grazie a te, grazie grazie, 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 grazie. E ci auguriamo di vederli nel prossimo consiglio comunale per discutere insieme perché appunto la politica è democrazia. Quindi ce lo auguriamo davvero di cuore. Grazie. Dipende, Grazie. dipende solo e soltanto da loro, se noi saremo <ride> presenti nei prossimi contatti. Più conti. umiltà e meno omestà. Grazie tanto.